C'è questo aspetto sensoriale, visivo. E poi, sempre in comune, tutti e tre i libri hanno quell'attenzione che io ho, quel rapporto necessario che ho con la scrittura degli altri poeti, dei maestri che mi sono scelta e che si sono imposti. Chiaramente il primo libro era un libro dove cercavo il suono, la musicalità, il secondo libro era invece un libro più contratto, fatto di luoghi, la casa, la spiaggia, in questo caso la grande spiaggia di città di Cagliari, del Poetto, e Milano in un frammento, cioè in un grande parcheggio. Questo è un libro invece, Indelicato, è un libro di figure, di immagini, di maschere, ma io dico anche e soprattutto di voci.